Quando noi chiudiamo questo circuito costituito da due binari e da una sbarretta di rame, i 12 volt di questa batteria di automobile sono in grado di produrre una corrente che scorre attraverso tutto il circuito. La sbarretta di rame però non subisce alcuna forza. Se noi però immergiamo il sistema in un campo magnetico grazie a questa calamita, allora la sbarretta inizierà a muoversi. Se invertiamo i poli magnetici, la sbarretta andrà dall'altra parte. Mantenendo invece il campo magnetico invariato, noi possiamo modificare il verso della forza anche invertendo la corrente, quindi scambiando questi due morsetti. Naturalmente, in assenza di corrente, non funziona. Anche se può sembrare un giochino abbastanza inutile, in realtà mette in evidenza l'esistenza della cosiddetta forza di Lorentz. Tale forza è alla base del funzionamento di tutti i dispositivi che contengono un motore elettrico, come elettrodomestici, ma anche auto elettriche e così via.